Macellerie Serra di Cuneo e Caraglio. Carni di buoi piemontesi, capponi e agnelli da allevamenti del cunese. Per le vostre feste natalizie e specialità gastronomiche, dall'antipasto al dolce, preparate secondo la tradizionale cucina piemontese. Macelleria Serra Dario a Cuneo, Corso Nizza 56A. Macelleria Serra Remo a Caraglio, Via Roma 48. La migliore cucina giapponese al Ristorante Tokyo di Cuneo. Pranzo a buffet a 9,90€, cena con la formula Oliu Kenita a 19,90€. Possibilità di take-away e servizio a domicilio. Aperto tutti i giorni. Ristorante Tokyo Cuneo, frazione Madonna dell'Olmo, via Torino, 173. Vicino al supermercato Catering. Telefono 0171 41 24 57. Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda. In apertura alla cronaca è stata disposta l'autopsia sul corpo di Giuliano Serale, l'uomo di 56 anni il cui corpo è stato ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di ieri domenica 8 gennaio. Era riverso del rio Talutto a Busca. Secondo una prima ricostruzione condotta dai carabinieri intervenuti con il 118 e i vigili del fuoco, l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore e cadendo aver abbattuto la testa, dunque non è più riuscito ad uscire dal canale, ma sarà l'autopsia ad accertare con chiarezza le cause della morte e soprattutto anche a concedere il nulla osta ai funerali. Sul posto nella giornata di ieri è intervenuto anche il sindaco di Busca Marco Gallo per presentare le sue personali condoglianze ai familiari di Giuliano Serale che è anche un particolarmente conosciuto a Busca. Nella cronaca ancora tre casi di violenza sulle donne, i responsabili sono tre cunesi. Ancora casi di violenza sulle donne anche durante le feste nel giorno dell'Epifania i carabinieri del territorio cunese sono dovuti intervenire tre volte a tutela di vittime di maltrattamenti e persecuzioni. A Cuneo è stato denunciato un quarantenne disoccupato, l'accusa è stalking e minacce aggravate. L'uomo denunciato dall'ex moglie, operaia trentenne Aveva cominciato a minacciarla di morte subito dopo la separazione con l'obiettivo di farla tornare insieme a lui. La seguiva anche nell'azienda dove lavora, le inviava SMS con minacce di morte e più volte l'aveva picchiata. La donna, per non suscitare l'ira dell'ex marito, non lo aveva denunciato, poi esasperata si è rivolta ai carabinieri che hanno accertato gli atti persecutori dell'uomo, al quale ora è stato imposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. Se dovesse violarlo, Subito arrestato. Minacciava di morte la moglie anche un 61enne cuneese. La donna, 54 anni, gli aveva comunicato da poco di volersi separare e lui l'aveva aggredita, ferendola più volte. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia aggravata. La donna è ospite di una struttura protetta. Infine, un disoccupato cuneese, 32enne, con vari precedenti penali, è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni di un insegnante 46enne torinese che da qualche anno vive e lavora a Cuneo. L'uomo dallo scorso autunno, al termine di una convivenza con la donna, aveva iniziato a pedinarla e minacciarla di morte anche davanti alla scuola dove insegna, e seguendola anche ogni volta che usciva di casa. Più volte durante la convivenza l'aveva picchiata. La donna ora è seguita da un centro antiviolenza da definire le misure a carico del suo persecutore. Sono naturali le cause della morte di Riccardo Rebaudengo, 72 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di De Monte nella mattinata di ieri. A dare l'allarme sarebbe un parente che non è riuscito a mettersi in contatto con lui e che eh, quando è arrivato all'abitazione, appunto, non sentiva la presenza dello zio. Sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire la porta. L'uomo è stato trovato già eh, morto, probabilmente da alcuni giorni, e secondo i i primi esami sarebbe proprio da ricondurre a cause naturali. I funerali infatti sono già stati fissati per la mattinata di eh, domani, martedì 10 gennaio, nella parrocchiale di De Monte. Sempre per la cronaca stava imbrattando con delle bombolette spray un treno nella stazione di Fossano, un Wroiter noto in tutta Europa che i carabinieri di Fossano hanno fermato e denunciato i dettagli nel prossimo servizio. È un famoso writer parigino l'uomo sorpreso l'altra notte dai carabinieri della compagnia di Fossano mentre dipingeva un treno regionale nella stazione di Fossano. 43 anni, il francese è noto in tutta Europa per i suoi graffiti, soprattutto per aver pubblicato un volume molto diffuso tra i cultori della materia con le sue opere realizzate furtivamente sui treni di Mezza Europa. Quello su cui stava lavorando a Fossano era un moderno treno regionale jazz che opera sulla linea Torino-Stura-Fossano, fermo in stazione e imbrattato su tutta la fiancata. La presenza sospetta di alcuni ragazzi che stavano armeggiando attorno al convoglio non è sfuggita ad un macchinista in transito, che lo ha segnalato. Il tempestivo intervento dei carabinieri, avvenuto intorno alle 3 di notte, ha provocato la fuga dei quattro ragazzi che stavano presidiando la zona, fungendo da pali. Loro sono riusciti a scappare, non il writer sorpreso dai militari, su una scala appoggiata alla fiancata del treno, mentre era intento a creare i propri graffiti con bombolette di vernice spray. Il 43enne non ha opposto alcuna resistenza dai successivi accertamenti e è emerso non essere affatto nuovo ad imprese del genere. Molte volte era infatti già stato denunciato per fatti analoghi, la più recente pochi mesi fa a Milano. Oltre alle bombolette spray di diversi colori, i carabinieri hanno anche sequestrato la scala ed una telecamera digitale posizionata sulla banchina per filmare l'impresa che avrebbe poi postato su un sito web dove il writer dava visibilità alle proprie creazioni. Il parigino è stato denunciato per danneggiamento aggravato in concorso e rischia ora una condanna fino a tre anni di reclusione. Intanto le indagini proseguono per identificare i suoi complici, i ragazzi scappati all'arrivo dei militari. I carabinieri che hanno analizzato le immagini di videosorveglianza dello scalo ferroviario non escludono che possa trattarsi di giovani del luogo, followers o comunque emuli del famoso writer francese. La cronaca giudiziaria si è aperto oggi nel Tribunale di Cuneo il processo a carico di alcuni cittadini residenti in Italia ma di origine albanese ritenuti responsabili dai carabinieri di numerosi furti commessi sul territorio. Le indagini a loro carico furono chiamate Operazione Val Tanaro e partirono proprio dalla volontà di cercare di individuare i responsabili di alcuni furti commessi nel territorio morregalese. Sono stati i carabinieri della compagnia eh, di Mondovi a condurre i primi accertamenti fondamentali. Ha detto il carabiniere che questa mattina si è presentato in tribunale per deporre la sua testimonianza. Sono state le intercettazioni telefoniche, sono quattro gli imputati ai quali eh, sulla cui eh, responsabilità per quanto riguarda numerosi furti commessi fra il 2014 e il 2015 è in corso il processo a Cuneo. Ed ora ci spostiamo a Savigliano, come annunciato nei giorni scorsi è arrivato il momento delle dimissioni per il sindaco Claudio Cussa. Proprio in questa giornata il sindaco sta decidendo insieme ai capigruppo la data del Consiglio Comunale che ratificherà la sua scelta, una scelta che questa volta ha dichiarato Cussa sarà irrevocabile. Come annunciato nelle scorse settimane, la giornata di oggi rappresenta per il sindaco di Savigliano Claudio Cussa il momento delle dimissioni legate al suo coinvolgimento nella vicenda Firme false. Un'ora fa, alle 19, il primo cittadino ha convocato la conferenza dei capigruppo in municipio per stabilire la data dell'ultimo consiglio comunale che ratificherà la sua scelta. Da oggi Cussa, per la legge, resterà in carica ancora 20 giorni, dopodiché le dimissioni diventeranno irrevocabili e insieme al primo cittadino decadrà anche l'intera giunta comunale. La prefettura nominerà allora un commissario che si occuperà dell'ordinaria amministrazione della città fino alle prossime elezioni, che si svolgeranno tra il 15 aprile ed il 15 giugno prossimi. Questa volta la mia scelta sarà irrevocabile, aveva fatto sapere Cussa nei giorni scorsi. La giornata di oggi ha per i saviglianesi il sapore del déjà vu. Come abbiamo ricordato anche nelle scorse settimane, Cussa aveva già rassegnato le proprie dimissioni il 10 giugno scorso, quando venne rinviato a giudizio in seguito all'accusa di aver autenticato firme irregolari in una lista che lo appoggiava alle comunali del 2014. Ma 17 giorni dopo, su richiesta della maggioranza di centro-sinistra, a sorpresa aveva fatto dietro front, annunciando di voler posticipare le dimissioni a fine 2016. Tra i motivi alla base del ripensamento, a detta del primo cittadino, il bene della città e la volontà di portare a termine alcuni progetti già avviati dalla sua amministrazione. Ora per la città del Pendolino si aprirà la corsa al successore di Cussa, invece per quest'ultimo e per le altre persone che con lui sono state indagate, Antonio Motta, Michele Di Mauro e Gaetano Montalbano, il processo andrà avanti. Il prossimo 23 maggio saranno ben 89 i testimoni che verranno sentiti dal giudice Elisabetta Meinardi presso il Tribunale di Cuneo. E sempre per la cronaca, i carabinieri della radio mobile della compagnia di Cuneo hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori di Torino un ragazzo cunese, 16 anni, l'accusa a suo carico è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato durante un controllo, è stato sottoposto ad una perquisizione personale e trovato in possesso di 16 dosi di ketamina, un potente anestetico utilizzato normalmente per. Per i cavalli, ed è equivalente ad una droga sintetica molto usata eh, dai giovani, nei eh, locali e nei live party. Una dose che eh, da mezzo grammo di cocaina è anche stata sequestrata, altre dosi di hashish per un totale di 4 grammi ed un grammo di oppio. Ed ora cambiamo argomento. Ha scosso l'opinione pubblica la morte di otto persone in appena due giorni a causa del freddo. Una situazione che a Cuneo si è cercato di prevedere in largo anticipo con l'apertura del centro di accoglienza notturna, che quest'anno, anziché alla fine dell'anno, è stata anticipata addirittura a metà ottobre. Accogliere i senza tetto sul modello indicato da Papa Francesco, scosso dalla morte in appena 48 ore, di otto persone senza tetto né riparo nonostante l'arrivo del gelo. In Granda invece c'è una realtà che torna ogni inverno e che quest'anno, su spinta del Comune, è stata aperta prima del tempo, già lo scorso 15 ottobre, nel 2015, a a gennaio, nel 2016, la notte di Natale. E il centro di accoglienza notturna, allestito dalla Croce Rossa di Cuno nei locali comunali di Via Bongiovanni. Offre 35 posti letto in due camerate nella notte i volontari distribuiscono bevande calde. La colazione è invece frutto delle donazioni di quattro bar cunesi, il Corso, Sillano, Citmabel, Cuba e Tropical Pizza. L'acqua è stata in parte offerta dallo stabilimento dell'Acqua Eva. In due mesi e mezzo già 2230 passaggi. Ci rincuora sapere di essere intervenuti in tempo, dice l'assessore ai servizi sociali di Cuneo Gabriella Ragno, consentendo a tanti invisibili di avere un punto di riferimento nei momenti di disperazione. Un importante risultato sociale, frutto di una concreta sinergia, giunge prima di tutto con la Croce Rossa e i suoi volontari e poi con tutte le realtà che si occupano degli ultimi, come i consorzi sociali, la Papa Giovanni XXIII, la Caritas e molti altri. Il centro apre alle 20:45 di sera e chiuderà. Chiude alle 7 del mattino. Dei 120 ospiti che hanno effettivamente dormito nel centro di accoglienza, solo due sono stati allontanati per comportamenti scorretti, una decina quelli fissi dallo scorso 15 di ottobre. Il servizio, salvo proroga disposta dal comune di Cuneo, resterà operativo fino al 31 di marzo. È stata la meningite a causare la morte del 25enne di Valperga, ieri all'ospedale Le Molinette di Torino. Gli esami molecolari hanno confermato l'ipotesi iniziale, a differenza delle prime analisi con esiti negativi sulla ricerca del meningococco. Come da prassi, i familiari sono stati sottoposti ad una eh, precisa e particolare profilassi medica. Non è il caso di allarmarsi, ha però detto l'epidemiologo Vittorio De Micheli della Direzione Sanitaria Regionale che esclude il rischio di contagio. La meningite in inverno non è un evento inatteso, ha dichiarato. Andiamo nel Saluzzese, ed in particolare a Ceretto, frazione di Costigliola, al confine con Busca. Ieri si è svolto il 73 anniversario dell'eccidio nazifascista che costò la vita a 27 persone. 27 persone innocenti ed inermi, tante le vittime che morirono il 5 gennaio 1944, trucidate da due colonne di nazifascisti. Erano le 10 del mattino, gran parte della popolazione era nelle campagne, nonostante la stagione, non c'era neve e si poteva lavorare la terra. Dei 27 morti, 17 erano residenti a Costigliole, 6 a Busca, 1 a Cuneo, 1 a Villa Falletto, 2 erano cugini, calabresi, Francesco e Giuseppe Caruso. Così alla cerimonia di domenica 8 gennaio, Oltre agli amministratori di Costigliolo e Busche di tanti comuni limitrofi, c'era anche Giorgio Bonamassa, primo cittadino di Oriolo, comune originario dei Caruso. A curare l'orazione ufficiale il professor Sergio Soave che ha ricordato il perché Ceretto è diventato un simbolo della liberazione. È un simbolo, innanzitutto, perché è la violenza gratuita e bestiale. Cioè, in tutti gli altri eccidi, c'è una minima ragione, qui non c'era nulla sono venuti, hanno colpito perché? Primo perché Cuneo era stata la prima città d'Italia, la prima provincia a partire con la formazione di bande quando gli altri ancora si stavano organizzando, anche in paesi che poi sarebbero diventati famosi per la resistenza, qui partirono subito perché avevano avuto il messaggio di Galimberzi già il 26 luglio e il 9 settembre erano già pronti a partire e i tedeschi non capivano questa cosa, e allora diciamo, chi andiamo a combattere qui? E le bande sparivano e allora colpiscono la popolazione gratuitamente, gratuitamente per rompere il rapporto che c'è tra l'organizzazione ancora iniziale della resistenza e la popolazione. Non ci sono riusciti, per questo siamo un simbolo, perché poi la resistenza ha tenuto bene, male, con grandi difficoltà ma soprattutto perché non si è mai rotto questo rapporto. Busca e Costiglione sono due comunità molto unite da questo episodio accaduto nel 1944, infatti anche la medaglia d'argento è stata attribuita ai due comuni insieme e insieme celebriamo questi momenti, momenti molto importanti perché permettono di mantenere viva la memoria e permettono di trasmettere dei valori soprattutto agli studenti e ai giovani di oggi. Eh, anche quest'anno è stata una bellissima giornata perché c'erano tantissimi sindaci, tantissimi giovani e questo è un momento così difficile, importante, io credo che sia indispensabile far sentire, questi, ricordare questi momenti tradici dove oggi che stiamo vivendo anche un momento non facile, vediamo in tutto, in tutta, in tutto il mondo, non solo in Italia, in Francia, in Germania, Dappertutto questi momenti difficili questo sicuramente eh, ci dà un aiuto a capire che bisogna lottare veramente per mantenere questa pace che è veramente importante per tutto il nostro territorio. Una buona notizia arriva da Pianfei con due vincite al Super Enalotto, 2-5 da 62.361 euro ciascuno. La vincita è stata rilevata nella giornata di sabato 7 gennaio nella ricevitoria che si trova proprio in centro al paese. E cambiamo argomento, dopo alcuni mesi di stop sono ripartiti oggi i eh, lavori per il teleriscaldamento a Cuneo con conseguenti disagi e qualche inconveniente legato alla viabilità. Sono ripartiti oggi, lunedì 9 gennaio, i lavori per il teleriscaldamento a Cuneo erano fermi dal 18 agosto, quando la provincia li aveva sospesi con un'ordinanza in seguito alla richiesta presentata dall'Associazione Cittadini per Passione, che aveva contestato il progetto, in particolare per l'impatto ambientale e le procedure di autorizzazione. Dopo le due conferenze dei servizi nelle quali la Wedge Power, l'azienda che si sta occupando dei lavori, ha fornito le integrazioni richieste, le autorizzazioni per riprendere i lavori sono arrivate a metà novembre. In accordo con il comune e con i commercianti del capoluogo si è però deciso di attendere la fine delle festività prima di riprendere gli scavi. Scavi che sono ripartiti in mattinata con questa comunicazione da parte della Wedge Power riportata sui cartelli che annunciano i lavori. Ci scusiamo per il disagio, non scaldatevi a quello, pensiamo noi. I disagi a cui si facenno riguardano la viabilità che inevitabilmente verrà modificata per consentire i lavori. Sono quattro le zone della città interessate dai cantieri, la principale è in Corso Dante all'incrocio con Via Bassignano, con divieti di transito nella parte delle due vie interessate dai lavori e l'obbligo per chi arriva da Corso Dante ed è diretto in Corso 4 Novembre di svoltare a sinistra. Divieti e dunque cantieri che dureranno per un paio di settimane. Dovrebbero invece terminare nel giro di una decina di giorni i lavori in via Quintino Sella, nel tratto tra Corso Dante e via Grandis, che resterà chiuso al traffico. Tra le due e le tre settimane, il tempo stimato per portare a termine gli scavi in un'altra zona di Cuneo, quella di via Monte Zovetto, nel tratto tra via Meucci e via Quintino Sella, cantiere che impedirà il transito in via Monte Zovetto, tra le vie Meucci e Bassignano e in via Bassignano tra Corso Santorre di Santa Rosa e Corso Giolitti. L'ultima area interessata dai lavori è quella di via Massimo d'Azeglio, che resterà chiusa al traffico nel tratto tra Corsonizza e via Bersezio. Questo è il cantiere che si prevede più lungo, della durata di circa 4 settimane. L'obiettivo della Wedge Power è quello di attivare le caldaie di cogenerazione tra meno di un anno. Diamo uno sguardo al clima: minime oltre 10 gradi sotto lo zero su pianure e colline del Piemonte. La scorsa notte è stata fredda quanto quella tra venerdì e sabato. Con temperature eh, a meno 11,5 a Castellalfero, nell'Astigiano, meno 10,1 ad Asti, meno 7,9 a Vercelli e meno 7,8 a eh, Cuneo. Nel centro di Torino, alla stazione Meteo Arpa ai Giardini Reali è stata registrata una minima di meno meno 6,1. Poca la diversità con le temperature misurate ad alta quota in montagna. Domani l'ARPA prevede delle deboli nevicate sparse fino a bassa quota, più probabili sul settore sud-occidentale della regione in esaurimento dalla sera. Ma permane comunque il rischio dovuto anche alle particolari condizioni dei giorni passati, con clima soprattutto soleggiato e il rischio, dicevamo, degli incendi. Un provvedimento che vieta, nelle aree a rischio, tutte le azioni che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di un incendio. Resta in vigore la determinazione dirigenziale del Settore regionale Protezione civile AIB, entrata in vigore a fine dicembre. Motivo: lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio del Piemonte è ancora realtà. Per ora nessun grave episodio, qualche intervento in diverse zone della Granda, però c'è stato, come a San Damiano Macra nel vallone di Droneretto in Borgata Fracchi, una zona molto impervia da raggiungere. I vigili del fuoco vi erano intervenuti nella giornata dell'Epifania. O come a Vagnolo Piemonte, domenica scorsa 8 gennaio, il rogo era scoppiato sulle alture di Madonna della Neve a Valle di Montoso. Tra le azioni vietate, oltre a quella di accendere fuochi naturalmente, fumare e disperdere mozziconi di sigarette o fiammiferi accesi e lasciare veicoli a motori incustoditi a contatto con materiali vegetali combustibili. Pone il divieto di abbruciamento all'aperto, è partito il 30 di dicembre. Eh, l'invito è di non bruciare all'aperto, né stoppie né fare altri tipi di fuochi perché il vento, il secco, anche se è nevicato ma nelle quote più basse la neve è già andata via, rende pericoloso. Abbiamo avuto, abbiamo in Piemonte, diversi focolai di incendi che nei giorni scorsi sono partiti. Quindi l'invito... Eh, non è, un invito, è proprio un, un, un divieto, c'è cioè un'ordinanza esplicita, ci sono i controlli anche da parte delle forze dell'ordine, dei forestali, della polizia, dei carabinieri, la, la, la nuova divisione ambientale che ha raccolto i forestali proprio per eh, controllare che si rispetti questo divieto perché il rischio è elevato. È stato definito il calendario delle giornate di scuole aperte per coloro che vorranno frequentare l'Istituto Comprensivo di Corso Soleri a Cuneo. Le iscrizioni per l'anno scolastico 2017-2018 inizieranno il prossimo 16 gennaio, termineranno il 6 di febbraio. La procedura, come per tutti gli istituti scolastici del territorio Cunese, sarà online per le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di primo e di secondo grado. Già dalla mattinata di oggi è comunque possibile accedere alla fase di eh, registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Cambiamo argomento, parliamo del ventinovesimo raduno aerostatico, ovvero delle mongolfiere che si è tenuto nel lungo Ponte dell'Epifania a Mondovi con un deciso successo di pubblico, quasi 20.000 presenze. Quasi 20.000 persone hanno assistito da giovedì a domenica nel lungo ponte dell'Epifania la esima edizione del raduno aerostatico internazionale che fa di la capitale italiana del volo in mongolfiera. Ben 31 i piloti, 15 quelli stranieri. Fra i palloni, tre in particolare hanno conquistato il pubblico più degli altri, i due pinguini Puddles e Splash inglesi e il Lisberg Kenin, il grande coniglio svedese. Il vincitore del raduno è Nick Betis inglese 51 anni in testa della classifica già dalle prime gare. Il resto del podio è tutto morregalese, il veterano Pier Giorgio Boba Bogliaccino al secondo posto e Giorgio Bogliaccino, figlio 32enne di Pier Giorgio, al terzo. Il trofeo Memorial Bonjoanni destinato al pilota che vince la gara col bersaglio collocato sotto la torre medievale di Mondovì è l'inglese Jordan River Scott. Il trofeo Memorial Davide Raschieri è stato vinto dall'inglese Ken Carlston, Soddisfatto Paolo Gioni, presidente dell'Aeroclub Mongolfiere di Mondovia e organizzatore del raduno dell'Epifania, un'edizione che non dimenticheremo mai. Durante la tre giorni non è mancato il tradizionale night glow con i balloni gonfiati al buio in uno show musicale a tema cartoon. Il volo, vincolato di domenica 8 gennaio, ha consentito a 200 bambini di provare l'emozione della salita in Mongolfiera. Un evento che ha anche permesso di raccogliere circa 2.000 euro che verranno destinati in beneficenza al Comitato Collaborazione Medica. Spettacoli, l'unica data italiana dei placebo è annunciata per il prossimo 16 luglio proprio in Terracunese a Barolo in occasione della nona edizione del festival Collisioni. Dopo aver entusiasmato i fan italiani con il sold out al Mediolanum Forum di Milano lo scorso novembre, Brian Molko e i compagni saranno così nella capitale delle Langhe dove Collisioni è programma dal 14 al 17 luglio il tour di 20 anni che celebra a proprio il ventesimo anniversario della pubblicazione dell'album di debutto del gruppo Placebo e in scaletta tutte le canzoni eh, più importanti del repertorio della band. Diciamo solo ha commentato ai principali media italiani Molco che ci saranno in scaletta canzoni che avevo giurato di non suonare mai più, penso sia giusto però dare ai nostri fan quello che vogliono ascoltare veramente. Sono stati molto pazienti con noi perché raramente proponiamo i brani più commerciali un anniversario di vent'anni è il momento giusto per farlo. Ed ora veniamo allo sport volley traguardo salvezza in Serie 2 sempre più vicino per il VBC Mondovi che in pochi giorni ha conquistato sei preziosissimi punti. Sei punti nel giro di pochi giorni sono davvero tanta roba per il VBC Mondovi che ora vede il traguardo salvezza decisamente più vicino. Dopo il successo interno per 3-1 sul fanalino di coda Grotta Azzolina, ieri i monregalesi hanno concesso il bis sul campo del Castellana Grotte, imponendosi con un perentorio 3-0. Questi sei punti sono per noi fondamentali, ha detto coach Mauro Barisciani. La prima partita l'abbiamo strappata grazie a cuore e nervi. In Puglia hanno prevalso precisione, tecnica e qualità. Ha anche attributi e capacità di adattamento a situazioni particolari, aggiungiamo noi, perché la trasferta di Castellana Grotte ha il sapore epico. Partiti all'alba di sabato in Pullman, i morregalesi hanno dovuto affrontare un lunghissimo viaggio diventato un vero e proprio percorso ad ostacoli a causa del maltempo che ha colpito il Sud Italia. Freddo e Gelo non hanno abbandonato i giocatori neanche durante l'incontro, giocato in un palagrotte al limite della sopportazione. Ma a riscaldare l'ambiente ci hanno pensato i ragazzi in campo, sostenuti dallo splendido gruppo di tifosi giunti da Mondovì, che alla fine sono stati premiati. Venendo alla partita è durata in pratica un set, il primo, l'unico, combattuto. Nel momento più caldo il VBC ha dimostrato di essere caratterialmente, oltre che tecnicamente, più forte dei Pugliesi, riuscendo a spuntarla per 25 a 23. Nel secondo e terzo set non c'è stata quasi mai partita, Mondovì è stata superiore in tutto e con i risultati di 25 a 19 e 25 a 13 ha chiuso il match. La squadra di Barisciani ha prevalso in ogni fondamentale, come sottolineano i numeri, 67% in ricezione contro il 48% dei padroni di casa, 53% in attacco a fronte del 38% dei pugliesi, 7 muri a 5 e 3 Ace contro 2. Dopo questi due successi, la salvezza è davvero ad un passo per Mondovì, potrebbe addirittura arrivare già domenica prossima, quando il VBC sarà impegnato nella trasferta di Reggio Emilia. E a proposito di pallavolo ricordiamo che eccezionalmente questa settimana Telegranda trasmetterà due partite, sia quella che è stata giocata all alla vigilia del Befana lo scorso 5 di gennaio fra il VBC e Grottazzoline. questa andrà in onda martedì. Sera alle 21, mercoledì sempre alle 21 invece Telegranda trasmetterà il match Castellana Grotte eh, Mondovi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro di trascorrere una buona serata, arrivederci. Macellerie Serra di Cuneo e Caraglio. Carni di buoi piemontesi, capponi e agnelli da allevamenti del cunese. Per le vostre feste natalizie e specialità gastronomiche, dall'antipasto al dolce, preparate secondo la tradizionale cucina piemontese. Macelleria Serra Dario a Cuneo, Corso Nizza 56A. Macelleria Serra Remo a Caraglio, Via Roma 48. La migliore cucina giapponese al ristorante Tokyo di Cuneo. Pranzo a buffet a 9,90 euro. Cena con la formula Oliu Kenita a 19,90 euro. Possibilità di takeaway e servizio a domicilio. Aperto tutti i giorni. Ristorante Tokyo Cuneo, frazione Madonna dell'Olmo, via Torino 173, vicino al supermercato Catering. Telefono 0171 41 24 57.